Segua con gli occhi questa penna. È laggiù! Ehi, amico, abbassa il finestrino. Abbassalo. Che cosa? Che succede, amico? Sto andando a casa. Ho bevuto troppo. Ha bevuto troppo? Mi faccia favore, scenda dall'auto. Fermi l'auto e scenda. Sono amico di... Non mi interessa di che amico. Deve scendere dall'auto, ok? Ok. Esca, esca pure fuori. Ecco. Metta lo sfreno di stazionamento e venga fuori. Mi faccia favore. Venga lì dalla mia vettura. Sì, io sono amico del vice capo polizia. Come? Non mi interessa chi lei conosce in questo momento. Mi ha detto che ha bevuto troppo e stava cercando di guidare questa macchina. Allora, faccia favore, venga lì. E lei è il proprietario della macchina? Sì. Allora, ha qualcosa addosso? Sono amico del capo della polizia. Qual è il suo nome? Pete Mariano. Ok, Pete. Mi faccia un favore. Adesso cercheremo di fare un alcol test, ok? Un test di sobrietà. E vediamo che cosa succede. È in grado di farlo? Ci provo. Ha avuto qualche contusione? C'è qualcosa che non va? No, no, sto bene. Non ho nulla. Non ricordo nulla. Bene, amico. Venga qui con noi. Venga, le facciamo un test. Andiamo là che c'è più spazio. Io sto benissimo. Venga, venga pure. Sto benissimo io. Sono amico di... Venga, venga pure qua. Si metta pure lì. Io sono amico e sto bene. Capisco, ma io ho un lavoro da fare. Dobbiamo fare questo test di sobrietà, ha capito? Si metta pure davanti a me. Ha qualche disabilità medica o qualche lesione che potrebbe impedirle di fare il test? No, sto benissimo. Ok, allora possiamo intraprendere il test di sobrietà. La prima cosa che le farò fare, tenga pure i piedi uniti. Venga, qua. Deve osservare questa penna. Ok? Ci provi, avanti. Mentre osserva la penna, non muova la testa, muova solo gli occhi, ok? Ha capito quello che deve fare o no? Sì. Sono amico del vice capo, sono un giudice e vorrei andare a casa. La capisco, signore. Ma prima deve affrontare questa cosa, ok? Vivo un minuto da qui e non ho bevuto nulla. Ok, proviamo a fare un altro test. Deve camminare con passi alterni lungo questa linea per terra. È in grado di farlo? Sì. Allora, ci provi. Per caso le scarpe slacciate possono farla cadere? Forse è meglio che se le toglie. No, posso farlo anche così. È sicuro?
Sì, va bene, ci provi. Sta per cadere. Ok, abbiamo visto abbastanza. La dichiaro in arresto per guida sotto stato di ebbrezza. Quindi mi arrestate? Beh, la portiamo in centrale, signore. Dove sono tutti i suoi documenti, signore? Nella mia macchina. Va bene, adesso provvederemo a prenderle il portafoglio e tutto quanto. Intanto si siega pure qua. Che è successo allora? Beh, i testimoni l'hanno visto guidare in modo molto strano. Si vedeva che aveva qualcosa che non andava. E quindi ci hanno allertato. La gente gli ha intimato di non partire con l'auto, ma lui aveva detto che era un giudice e che andava a casa che era lì vicino. E quindi hanno deciso di chiamarci. Ah, quindi un giudice? Pare di sì. Mariano è stato accusato dalla polizia del Connecticut di guida in stato di ebbrezza 3 volte nel 2021. Nell'arresto, la polizia è stata chiamata in un negozio di liquori dopo che un testimone ha riferito di aver visto Mariano cadere prima di mettersi al volante della sua BMW e cercare di uscire dal parcheggio. Nel filmato, girato dall'agente di polizia, si può sentire Mariano dire alla gente che sta andando a casa e che ha bevuto troppo, mentre era seduto al volante del SUV. La pena successivamente è stata sospesa e gli è stato ordinato di scontare 4 giorni di carcere con 18 mesi di libertà vigilata.